Nel mondo ci sono 300 milioni di persone che vivono intorno ad oltre 1300 vulcani attivi. L'area vulcanica più pericolosa in valore assoluto è sicuramente quella che si snoda tra il Vesuvio e la zona Flegrea. Due bombe esplosive pronte a innescarsi e a mettere a repentaglio la vita di oltre 1 milione di napoletani. Perché è vero che ci sono tanti vulcani più pericolosi del Vesuvio, ma si trovano in zone desertiche o poco abitate. Ed è vero anche che a Napoli, più che altrove, con sprezzo del pericolo, invece di tenersi alla larga dalle bocche eruttive del vulcano, negli ultimi 100 anni, ai piedi di Isso, cioè lui come lo chiamano a Napoli, si sono insediate oltre 500.000 di persone. Sarà Napoli la prossima Pompei, una città sepolta sotto ceneri e lapilli. Non è una visione fantascientifica e nemmeno un'allarmata previsione catastrofica. È solo uno scenario apocalittico possibile, perché l'eruzione è quanto di più normale possa accadere. La questione non è se il Vesuvio erutterà, ma quando lo farà. Così come troppo spesso ci si dimentica che se ad est c'è il rischio Vesuvio, ad ovest di Napoli c'è un altro sistema vulcanico attivo, Campi Flegrei, il cui risveglio sarebbe devastante almeno quanto quello del Vesuvio. Ed anche in questo caso vale la stessa regola: non si sa quando erutterà, ma si sa che accadrà. Per il territorio di Napoli, per quanto ci compete, per il rischio vulcanico, i Campi Flegrei sono un rischio notevole, in quanto spesso abbiamo detto Napoli è fra due fuochi, perché la città di Napoli, il centro urbano di Napoli, si trova fra due tra i vulcani più pericolosi al mondo, i Campi Flegrei a ovest e il Vesuvio ad est. E mentre per il Vesuvio esiste un piano di emergenza, anche se è un piano ancora da aggiornare, perché negli ultimi anni abbiamo scoperto nuove cose sulle potenzialità di una futura eruzione, per i Campi Flegrei ancora non esiste un piano di emergenza. Eppure i Campi Flegrei nella storia hanno dato eruzioni veramente di portata notevole. L'area, la caldera dei Campi Flegrei ha prodotto addirittura qualche super eruzione, cioè eruzioni di tale entità che hanno causato modifiche globali nel clima planetario, quindi è un'area ad altissimo rischio vulcanico, soprattutto un'area in cui nella maggior parte dei casi, oltre il 90% dei casi, si producono eruzioni esplosive. Ecco, nell'immaginario collettivo, nella quotidianità, quando si parla di rischio eruzione si pensa automaticamente al Vesuvio. Dovesse esserci invece attività eruttiva nella zona dei Campi Flegrei, ci troveremmo impreparati? Sicuramente sì, perché purtroppo, ecco, le catastrofi sono degli eventi che hanno un periodo di ritorno molto maggiore alla vita umana, quindi in genere si tende a dimenticare o comunque a minimizzare la percezione del rischio. Per il Vesuvio già le idee sono poco chiare da parte della popolazione, c'è una grande confusione nella percezione della tipologia di fenomeno che ci si può attendere. Alcuni pensano appunto al più saranno colate laviche, no, possono essere eruzioni tanto devastanti che in due giorni, addirittura in un solo giorno, possono portare all'istruzione di gran parte del territorio napoletano e anche di altre città della Campania. C'è il Casertano, l'Avellinese sono fortemente a rischio. E per Campi Flegrei invece addirittura la concezione del rischio è limitata alla solfatara nella migliore delle ipotesi. Si pensa che quello è il tipo di attività vulcanica e al più potrebbe succedere, non si sa, un'esplosione minore, qualcosa del genere. In realtà i Campi Flegrei sono una caldera vulcanica nella quale nel corso degli ultimi 10.000 anni si sono avvenute oltre 60 eruzioni, quasi tutte esplosive. Eruzioni in grado di distruggere tutto il territorio dei Campi Flegrei e causare danni gravissimi anche nell'area napoletana.
Basti pensare per esempio all'eruzione di Astroni di poco più di 3500 anni fa. È un'eruzione come quella che si ripetesse oggi distruggerebbe tutto il territorio dell'area fortemente urbanizzato dei Campi Flegrei, ma causerebbe danni gravissimi con il seppellimento di grandi zone della città di Napoli, del territorio urbano di Napoli per la caduta dei Lapilli. Ma quali sono i rischi concreti nell'immediato? Fino a che punto siamo in grado di prevedere uno scenario catastrofico come quello dell'eruzione del Vesuvio dei Campi Flegrei? Che cosa succede nelle viscere della terra di Napoli? Ce lo spiega un'altra scienziata dell'Osservatorio Vesuviano che sta studiando la camera magmatica sotterranea, quell'enorme caldera di fuoco che prima o poi troverà la strada per sputare in superficie il fiume di lava che si accumula sottoterra. La petrologia, cioè questi studi chimici, già avevano identificato sia al di sotto dei Campi Flegrei che al di sotto del Vesuvio un serbatoio localizzato intorno ai 8 km di profondità, quindi alla stessa profondità per i due vulcani, anzi anche per Procida, quindi tutto il distretto vulcanico campano sembra avere quest'unico serbatoio di magma comune alla stessa profondità, che aveva alimentato le eruzioni passate di questi vulcani. Poi la geofisica ha individuato recentemente questo stesso livello anche attualmente, quindi in effetti come il vulcano si è comportato nel passato, cioè la situazione passata è simile a quella attuale, quindi ci possiamo aspettare che eruzioni tipo quelle di Pompei e di Avellino, per esempio, possono senz'altro ripetersi in futuro. L'ultima eruzione che si ricordi del Vesuvio è datata 1944, è quella che oggi possiamo vedere in queste immagini girate dai cineoperatori di guerra che seguivano le truppe americane sbarcate in Italia per liberarla dal nazifascismo. Immagini di eccezionale valore scientifico che mostrano la terrificante forza della natura. Di una cosa però i napoletani possono stare certi, il Vesuvio e i Campi Flegrei non sono degli sconosciuti. All'Osservatorio Vesuviano, il più antico e rinomato istituto scientifico vulcanologico, vengono tenuti sotto strettissima osservazione con una rete di sorveglianza che non ha eguali al mondo. Qualunque movimento tellurico, attività vulcanica, viene registrata su questa strumentazione e i dati sono disponibili per tutti, in rete e in tempo reale. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.